Mi sento da schifo. Ormai ammettono cani e porci a Harvard. E tu a loro non hai mai detto niente perché... Perché lei poi non sarebbe mai venuta qui e non ci avevo neanche mai riflettuto prima di quel corso. Un momento, e che succede se scopre la verità? Mi avete detto voi quello che ha passato durante l'adozione. Ha rinunciato al suo figlio maschio per darmi la chance di una vita migliore e ora ha lasciato la Colombia, che aveva giurato di non lasciare mai, su un aereo, cosa che la terrorizza, per scoprire che le ho mentito e che ho vissuto tra gli infedeli negli ultimi 15 anni. Senza offesa. Figurati. Le si spezzerebbe il cuore. Fingeremo per un paio di giorni, che problema c'è? E siete così sicuri che lei ci cascherà? Tesoro, c'è ancora un piccolo particolare che... Non mi è chiaro, se loro due sono ancora sposati, allora di fatto io chi sarei? La mia concubina? Veramente non ci avevo pensato. Capisco. Va bene. Qualcuno vuole altro tè? Pensavo che la mia vita fosse una merda. Mamma, mi sento uno stronzo. Allora che stai aspettando? Ok. Ci divertiremo un sacco. Prima di smerdarci a vicenda, perché non parliamo con la vecchia e le raccontiamo tutto quanto? Siamo due divorziati, non siamo mica scimmie ammaestrate, o sbaglio? Lei vive in un altro paese, un paese molto diverso, dove i valori sono differenti dai nostri. Allora fingete di essere sposati per il weekend, qual è il problema? Da dove vuoi che cominci? Senti, neanche tu eri una passeggiata, cucciola. Come mi hai chiamato? Questo sia chiaro, eh? È un modo di dire, è un modo di dire. Oh. Ed è affettuoso, quindi non facciamo tutta questa recita, per favore. Anche i tibetani hanno uno splendido modo di dire in situazioni come questa. Sì. Una traduzione approssimativa sarebbe vai a cagare, donna. Ecco il momento, finalmente a casa. Gente, se ne va.